possiamo dire che la zona, quello che viene chiamata la Gotica orientale, la zona attorno a Rimini, è al centro di un conflitto europeo. Passa da una realtà provinciale a diventare il centro di un vero e proprio conflitto europeo internazionale. Perché? Perché su questa zona si punta l'esercito, soprattutto la parte dell'ottava armata britannica, punta a sfondare quella che viene chiamata la nuova linea difensiva, la linea gotica, e dall'altro anche perché su questo territorio si riversano non soltanto bombardamenti, ma eserciti che provengono da diverse parti del mondo. Questa parte della linea gotica diventa il teatro di una vera e propria mondializzazione della guerra. Però torniamo un attimo indietro. Perché si giunge a questa linea difensiva? Voi sapete, l'Italia entra in guerra nel 1940, la guerra fino al luglio del 43 si svolge fuori dai confini italiani, anche se sull'Italia avvengono già dei bombardamenti che colpiscono la popolazione italiana, che provocano degli sfollamenti, e tra l'altro proprio l'area romagnola è interessata da questi sfollamenti regionali, che provengono popolazioni che trovano, soprattutto lungo la costa romagnola, rifugio rispetto alle città bombardate. E la situazione cambia sia con lo sbarco in Sicilia nel luglio del 43 e poi con l'armistizio del tutti a casa dell'8 settembre del 43, quando possiamo dire la guerra in Italia entra nella sua fase più cruenta, perché si scontra. L'Italia viene occupata dal Brennero in giù, dall'esercito tedesco, e lo scontro diventa estremamente forte tra gli eserciti della Quinta Armata, alleati, Quinta Armata e l'Ottava Armata, Quinta Armata americana e l'Ottava Armata britannica. L'Italia, proprio per questa costruzione morfologica dell'Italia, di montagne e di valli, di coste su quali si attendevano degli sbarchi, ma in realtà la linea difensiva, anche se viene costruita una serie di linee difensive proprio per evitare da parte dell'esercito tedesco degli sbarchi sulla costa tirrenica come sulla costa adriatica, di fatto il grande scontro tra gli eserciti avviene su linee che sono linee di montagna. Prima la linea Gustav, tra l'ottobre del 43 e il maggio del 45, che ha questa al centro la difesa di alcune roccaforti difesa durissima da parte dell'esercito tedesco, di alcune roccaforti come quello di Cassino, e poi lo sfondamento di questa prima linea di difesa tedesca, quindi l'arrivo si giunge alla liberazione di Roma del 4 giugno 44. Questa è una data molto importante perché è la data che precede di 2 giorni quello che è il D-Day, cioè lo sbarco in Normandia. A partire dallo sbarco in Normandia, il teatro bellico dell'Italia diventa un teatro bellico secondario, perché gli alleati puntano essenzialmente tra l'altro si tenta anche di evitare una serie di liberazioni importanti come Parigi, che poi viene liberata in effetti il 25 agosto del 44, ma gli alleati stanno tentando di arrivare il più presto possibile alla Germania e a conquistare Berlino. Quindi la concorrenza tra gli eserciti alleati, l'Armata Rossa da una parte e gli angloamericani,
una giunta dei francesi è quella di arrivare il più presto possibile a sconfiggere la Germania. Quindi l'Italia diventa un teatro secondario di questa guerra europea e globale. Però gli eserciti da Roma giungono la liberazione di Firenze dell'11 agosto del 44 e a quel punto la linea difensiva, la nuova linea difensiva, molto simile a quella che era stata quella della linea Gustav, cioè dal Tirreno all'Adriatico, si ferma su quella che è la linea appunto tra i due mari che collega la Toscana alla Romagna, potremmo dire al nord delle Marche e alla Romagna. Una linea difensiva che viene praticamente costruita nell'agosto del 44 e attorno a questa linea, tra l'altro, inizia quella fase di guerra ai civili, come gli storici l'hanno chiamata, soprattutto negli ultimi vent'anni, attraverso tutta una serie di nuove ricerche, cioè di stragi che seminano terrore sul territorio per controllare in effetti il territorio. Quindi una linea difensiva militare sul filo, diciamo, dell'Appennino, ma dall'altra anche un progressiva pressione e violenza sulla popolazione civile che porta a tutta una serie di stragi tra il luglio del 44 e l'ottobre del 44, cioè tutta una serie di stragi, pensiamo nella zona romagnola, quella di Verghereto, di Tavolicci del 22 luglio del 44, ma soprattutto le grandi stragi nell'Aretino e nella zona della Versilia, che culminano nell'agosto, 12 agosto del 44, con la grande strage dell'area di Sant'Anna di Stazzema. E poi naturalmente verrà sempre più toccato il centro della linea gotica, cioè l'area difensiva sud di Bologna, in alto sopra Bologna, che è quella appunto della grande strage di Marzabotto, che è della fine del settembre, inizio ottobre del 44. Quindi questa è la realtà nella quale si situa quello che è che sono le vicende di questi comuni interessati, comuni che passano da una vita contadina, di piccoli commerci, di attività di scambio, attività agricole, anche raccolta, di accoglienza di profughi che provengono da altre zone più interessate alla guerra e che hanno già l'eco, tra l'altro, delle prime eccidi, stragi, violenza sui civili. Ecco, su di loro scatta, esplode, entrano al centro di un conflitto bellico che vede un insieme, una complessità di eserciti e di nazioni che partecipano a questi eserciti. Soffermiamoci su questa linea gotica orientale. La vita, diciamo, l'esperienza in questa zona va, potremmo dire, tra la fine dell'agosto, io ho segnato il 25 agosto del 44, fino al 21 settembre del 21 settembre sempre del 44, quindi poco meno di un mese. Ho pensato al 21 settembre perché greci e neozelandesi entrano tra i primi nella città ormai quasi del tutto distrutta di Rimini in quella giornata. E su questa area della linea gotica orientale, di questa linea difensiva tedesca, punta soprattutto l'ottava armata britannica e una serie di formazioni che accompagnano l'ottava armata britannica a tentare uno sfondamento di quella linea appena costruita, che si stava costruendo tra l'altro con tutta una serie anche di sequestro di popolazione maschile lungo la zona, di arruolamento forzato della popolazione maschile in quella zona per rafforzarla sulle alture e sulle montagne.
L'ottava armata, in quella che viene chiamata l'operazione Olive, tenta, che parte appunto il 25 agosto del 44 e che vede un enorme numero di soldati alleati e una difensiva, si dice circa di 300.000 tedeschi, quelli che ormai si erano ritirati e che si erano appostati appunto su questa linea, si tenta il tutto per tutto. Cioè uno sfondamento. Tra l'altro, prendendo anche sorprendendo i tedeschi per alcuni giorni, perché pensavano che ci fosse, si aspettavano più degli sbarchi. Tra l'altro, tutta la zona, le coste vengono chiuse e sottoposte a un controllo minato anche lungo il mare. Abbiamo tutta una serie di porti come quelli di Cesenatico e altri che vengono minati davanti all'entrata dei porti. Ecco, vengono presi, potremmo dire, di sorpresa questo forte attacco da parte degli alleati. Quando dico alleati, parlo soprattutto dell'esercito del generale Anders, cioè i polacchi che avevano già fatto una esperienza, tra l'altro, sanguinosa, drammatica in termini di perdite proprio nel tentativo di conquistare Cassino. C'è tutta una leggenda, un'epopea dei polacchi e il loro eroismo nel tentare di conquistare la cima di Cassino. Tra l'altro, questa strategia di tenere le cime di alcune montagne, alte colline, che era stata adottata lungo la linea Gustav, viene dai tedeschi ripetuta sulla linea gotica. Quindi polacchi, poi abbiamo i canadesi che avevano liberato una parte dell'Abruzzo e delle Marche e si ritrovano a combattere qua prima di essere poi chiudere la loro guerra, la loro campagna italiana ed essere mandati in Olanda, dopo appunto a dare manforte all'esercito del Nord Europa, e gli italiani che seguono appunto l'ottava armata attraverso tutta la brigata della Maiella ed altri gruppi di italiani del Regno del Sud. E poi lo vediamo, poi queste componenti le ritroviamo nei tanti cimiteri che costellano il territorio, soprattutto tra Forlì e Rimini, lungo le strade di entrata in queste città capoluogo, troviamo soprattutto indiani all'interno delle formazioni del corpo armata britannico e poi, come ricordavo, neozelandesi e greci. Quando si parla di neozelandesi, penso sia a neozelandesi bianchi che sia anche di Maori. E ecco, e i greci naturalmente. Poi bisogna anche ricordare che l'esercito tedesco della Wehrmacht e delle Waffen-SS era composto di molte nazionalità, non pensiamo soltanto alla nazionalità proveniente dal vecchio Terzo Reich, ma di un arruolamento che era avvenuto proprio nell'ultimo anno di guerra da parte della Germania nazista, di tante componenti etniche, di tante componenti nazionali che vanno poi a contribuire al numero dei militari nell'esercito tedesco. Lo vedremo quando a Rimini si costruirà, verrà costituito il primo grande campo per prigionieri tedeschi nel maggio del 45, quando si calcola almeno una ventina di nazionalità presenti nell'esercito tedesco. Quindi veramente un microcosmo di una guerra globale che vede moltissime componenti nazionali presenti su un territorio così piccolo, così
colpito dalla guerra, dalle testimonianze che voi avete raccolto lo rendono molto, molto chiaro, molto nella loro drammaticità vivace, bombardamenti, spostamenti, fughe rapidissime alla mattina, nelle giornate da parte delle popolazioni, delle famiglie, dei coloni, delle famiglie dei contadini che vivono su quel territorio. Quindi, e tra l'altro, in questa situazione, la resistenza tedesca appare come era avvenuto sulla linea Gustav e come era avvenuto a Montecassino, estremamente tenace, potremmo dire. Tenace su alcune aree, come quella di Monte Gridolfo o di Mondaino. Lì si tenta, a differenza di Montecassino, di evitare il più possibile gli assalti all'arma bianca e di avere degli scambi essenzialmente a distanza, attraverso armi a lungo raggio, però le battaglie che coinvolgono questa zona e che terrorizzano la popolazione, popolazione che era già stata appunto terrorizzata da quella guerra ai civili che aveva cominciato a seminare stragi su quel territorio, potremmo dire, violenta per diverse, soprattutto all'inizio del settembre del 44, la battaglia, per esempio, anche quella di Coriano tra il 4 e il 6 settembre, una resistenza molto forte su Montecroce, su Agemmano. In sostanza, è un mese drammatico per quella popolazione, fino appunto allo sfondamento, che è l'unico di fatto sfondamento sulla linea gotica che avviene. L'altra parte della linea gotica dovrà aspettare primavera del 45. Il fronte si avvicinerà dalla Romagna sempre più all'area appunto imolese e bolognese. Bologna alle sue spalle sente l'eco delle cannonate per tutto l'inverno e la primavera del 40, tra 44 e 45. E appunto un mese durissimo per queste popolazioni, fino appunto al grande sfondamento di 17 settembre e la liberazione di Rimini. Oltretutto, per queste popolazioni che avevano, se non ritirate, pensando di essere più al sicuro sulle alture rispetto alla città di Rimini, la città di Rimini era stata bombardata duramente tra l'ottobre del 43 e appunto settembre del 44. Ecco, questo senso di sicurezza delle piccole comunità viene del tutto vanificato da questa aria di guerra e dovuta appunto, ripeto, a questo tipo di morfologia del territorio italiano e di questa capacità degli Appennini di diventare una difesa naturale degli eserciti anche in epoca contemporanea. La guerra in questa zona termina, la guerra armata, potremmo dire, lo scontro armato termina appunto alla fine dell'estate del 44, a ridosso, naturalmente si prolunga verso poi la liberazione di Ravenna, ma si ferma nell'inverno del 44 e inizia in questa zona una ricostruzione. Una ricostruzione lunga. Il territorio è distrutto, i piccoli villaggi, le cittadine a ridosso di quella parte della linea gotica, non solo è distrutta materialmente, ma c'è una distruzione morale, distruzione legata appunto allo scontro civile e militare, agli eccidi.
e anche una zona che rimane a lungo, come larga parte della linea gotica, minata, molte anche delle vittime si produrranno delle vittime dopo la fine dello scontro militare, proprio bambini, civili, proprio determinate dal minamento e quindi anche dallo sminamento successivo di questo territorio e poi anche, dicevo, delle distruzione materiale. Pensiamo alla città di Rimini, che è un po' il simbolo di tutta questa zona di battaglia, che è distrutta per più dell'80%. E poi si insediano, questo microcosmo che ricordavo di diverse provenienze nazionali, anche extraeuropee, permane a lungo sul territorio. Permane a lungo perché rimangono i vincitori, saranno coloro, appunto, in questo caso l'esercito britannico sorveglierà, controllerà l'esercito tedesco, che dopo il 2 maggio del 45 appunto si arrende sul territorio nazionale. E Rimini ancora una volta ritorna ad essere teatro, in questo caso pacifico, di ricostruzione, ma molto complesso, della guerra. Abbiamo dedicato diverse ricerche proprio a Rimini, quella che viene chiamata Rimini Enclave, un sistema di campi alleati. Questo è un libro che abbiamo curato alcuni anni fa, che mostra che tra il 45 e il 47, proprio nel campo di Miramare, appunto l'aeroporto di Miramare, che era diventato campo per prigionieri tedeschi, vengono imprigionati e poi sempre più in semilibertà migliaia e migliaia di soldati dello sconfitto Terzo Reich, partecipando alla ricostruzione del territorio, costretti appunto alla ricostruzione del territorio, e da un esercito altrettanto composito d'origine appunto dell'ottava armata, che era composto essenzialmente da soldati, ufficiali inglesi e soldati polacchi. Tra l'altro, qui si pone anche il problema della ripresa delle attività sulla costa. Rimini era già, tra le due guerre mondiali, un luogo di villeggiatura. Sappiamo che la maggior parte degli hotel, gli hotel della costa vengono requisiti dall'esercito britannico e, tra l'altro, diversi generali tedeschi vengono ospitati in questo hotel, insieme naturalmente a imprigionati e ospitati in questi hotel, mentre la popolazione di questa area della Romagna spinge, chiede, attraverso anche la ricostruzione delle amministrazioni locali, di riprendere delle attività in tempo di pace, oltre che la ricostruzione della città in quanto tale. Potremmo dire che questa presenza, sia militare che poi di prigionieri militari, che ha poi portato anche a un incontro della popolazione con questi ex nemici nel corso fino almeno tra il 45 e il 47, ha poi portato negli anni successivi anche a un turismo di ex combattenti da parte di tutti questi eserciti, che non solo tornavano non in termini turistici, ma in termini di ricordo e di omaggio sulla
sui cimiteri che si stavano realizzando, che stavano da cimiteri temporanei a cimiteri gestiti dai diversi governi e stati che avevano partecipato al conflitto, e quindi abbiamo poi tutta una presenza di familiari, di persone che penso a un cimitero che è completamente scomparso, ma che aveva portato molti familiari, molti tedeschi a visitare la costa. E, ecco, questo tipo di visite che inizialmente saranno negli anni 50 legati un ricordo e a un omaggio agli scomparsi, ai propri cari scomparsi, diventerà di tutti gli eserciti che hanno combattuto in quella zona, diventerà poi nel tempo anche momento di turismo lungo la linea gotica, turismo che va, a mio parere, anche per i comuni qui interessati, va valorizzato, ma sempre tenendo conto del ricordo di quegli anni drammatici e del sacrificio di quelle popolazioni in quel terribile mese tra la fine dell'agosto e la fine del settembre del 44.